Sapete cos'è che non sopporto? Quando ho pochissimo tempo e non riesco a fare un intro decente, devo rifarla 12.000 volte, pur avendo meno di 20 minuti per fare questo video. Quindi, oddio, oh mio Dio, ansia. Allora, buongiorno. Questo come mappa me la metto, basta, perché l'ho rifatto 4 volte, ora basta, non ho più tempo, altrimenti non riesco a fare il video. Benvenuti al video di Amore e Meraviglie di gennaio 2015, quindi il primo Amore e Meraviglie di quest'anno. Ho una faccia che sembra un fiore appena sbocciato perché praticamente ho messo soltanto un po' di matita nera, mascara e un po' di correttore. Basta, sono sulle occhiaie, infatti ho una costellazione di brufoli che si vedono, però devo dire che da lontano la mia videocamera è abbastanza clemente. Speriamo che poi quando metto il video sul computer non faccia scherzetti. Cioè, so di non essere un fiore, però abbiate pazienza, sono stanca, sono dormito 2 ore e mezzo e sto parlando molto velocemente, lo so. Allora, iniziamo. Amore e Meraviglie, non ve lo dico più, è un video che facciamo in collaborazione con Beth. Tesoro, un bacione grandissimo, spero che ti sia ripresa perché ho avuto la febbre ultimamente tipo 2 o 3 volte, poverina. E quindi è un video che facciamo in collaborazione ogni mese con Beth, di cui trovate il link al suo canale nel box informazioni, dove rispondiamo a 15 domande, aspetta che ho un dubbio, 14 domande, che riguardano vari argomenti che trovate nel box informazioni, ovviamente le domande. Quindi cominciamo. Allora, domanda numero 1, borsa più utilizzata del mese. Pensavo che fosse il capo di abbigliamento, che ho fatto un po' di inversione. È stato un regalo di Natale di mia madre, ossia. Aspetta, perché qui la cosa diventa complessa. Non è propriamente discreta, ecco, però questa qui, che è una borsa nera lucida. Che vabbè, questo è il profumo del mio profumo, fantastico. La parte sul retro ha la cerniera. La parte sul davanti ha questo pendaglio con la L, la G e la J, che ancora io non ho capito che caspita vogliono dire, stelle e la J, vabbè, dettagli. E poi dentro è fatta in questo modo. Sono i fazzoletti, praticamente è quadrata come borsa, semirigida, non è propriamente rigida, di vinile, non lo so, insomma, di quel tessuto lucido così, praticamente nera. Non è propriamente la borsa più discreta del mondo, però me l'ha regalata. Sono uscita 2 volte e non l'ho messa, ma perché non c'entrava con i colori che avevo addosso. Mia madre, ma allora non ti è piaciuta se non la metti? Cioè, Dio, ok. Infatti sono uscita e ho detto, ok, me la metto anche se non c'entra niente, perché altrimenti continuerà a darmi insomma, avete capito? Sì, non mi viene il termine in italiano, perdonatemi. Comunque, tartassarmi sul fatto che non mi sia piaciuta. È carina, cioè non è una borsa per tutti i giorni, però vabbè. Facciamo contenta mamma. Poi, accessorio più usato del mese. Io le sto leggendo sul cellulare, ogni volta mi si chiude il box informazioni. Allora, accessorio più usato del mese è questo anello qui, che è un anellino d'oro che mi hanno regalato quando sono nata. Perché, allora, io non amo molto l'oro giallo intanto, però questo mi piace. Sto mettendo questo anello perché tra gli anelli che avevo io di bigiotteria, eccetera, non ce n'è uno che mi entri, mi vengono tutti grandissimi. Voi calcolate che questo. Stavo sentendo rumori strani. Questo me l'hanno regalato quando sono nata e mi viene grande. Cioè, non ho un anello che mi entri. Praticamente l'unico che mi viene decentemente bene è quello di Hello Kitty che ho trovato nell'uovo di Pasqua per bambini. Quindi, ecco, devo rifornirmi di anelli più piccoli. Ecco, non ne ho uno che mi entri. Questo è l'unico, quindi accessorio del mese. Poi, capo di abbigliamento più utilizzato è stata una felpa di Terranova che ho preso con i saldi, che è sporca di fondotinta, fantastico comunque, che è questa qui. Guardate quanto è carina, con il cuoricino, con i 2 orsetti, sì, che carini che sono, blu, questa qui. C'erano altri colori, io la volevo blu, l'ho presa blu. Questa col cuoricino è troppo carina, ha il cappuccio, così. Finisce più stretta sui fianchi, quindi ha la fascia che stringe, si vede, sì, sui fianchi, così. E questa fascetta c'era anche sulle maniche. L'ho pagata 9,90 e sconto. Questa è una M, se vi interessa. L'ho pagata 9,90 e sconto e sono felicissima. Ho preso sia questa, sia un'altra di un altro colore. C'è un'altra beige con un altro disegno che no, non ho qui. Molto carina, 9,90 e sconto, quindi yeah. Poi, scarpe più usate del mese sono sempre questi qui. I Simil Uggs che io ho preso dal cinese a 15 euro. Le utilizzerò per tutto l'inverno, quindi le vedrete anche nel prossimo video. Finché non comincia a fare caldo, io utilizzerò questi. Anche perché non mi piace avere tante paia di scarpe. Io non sono tanto appassionata di scarpe, sì, lo so. A volte certi miei amici hanno i dubbi che sia una donna, cioè perché non mi appassionano né scarpe né vestiti in particolar modo. Se non fosse per i trucchi sarei un maschio probabilmente. Comunque, smalto più utilizzato del mese è nessuno, perché io da quando è iniziato il 2015 non ho messo neanche uno smalto, quindi ando vai. Vado senza smalto da più di un mese praticamente. Cattiva bambina. Poi,
prodotto di make up più utilizzato è stato un matitone di Kiko. Su questo vi devo raccontare un aneddoto. Il tempo, sì, ok. Praticamente mia madre è andata a lasciare mio fratello in aeroporto e quindi poi sono andati in un centro commerciale, il Poseidon di Carini, per chi è di Palermo lo conosce. Sapendo che c'era Kiko, l'ho chiamato e ho detto: mamma, mi devi fare un favore, devi andare da Kiko, mi devi trovare questa cosa, questo prodotto. Allora io ho detto: mamma, è un matitone occhi della collezione Daring Game. Lei face sì, chiedo alla commessa. È stato fantastico perché mia madre ha un inglese molto fluido, come dire. Vado alla commessa e gli fa: sì, sto cercando il matitone occhi della Merengue Game. Mi ha fatto morire. Dico, vabbè, ok. Non so come la commessa l'ha capito. Prima mia madre mi fa: ma sì, ma è questo qui con due colori sulla punta? No, mamma, non è quello. Però è bello questo. Mamma, non è quello, lascia stare. Insomma, come non è, me l'ha trovato. Era l'ultimo, tra l'altro, mi ha detto, di questo colore, che è il numero 10 della collezione, appunto, Daring Game. Come se non avessi abbastanza pezzi di quella collezione, ne ho preso anche un altro, tra l'altro, quindi sono un caso disperato. Ed è il numero 10, appunto, il taupe rosato, questo qui, che è fatto in questo modo. Allora, ora voi calcolate che mi sono truccata 4 volte questo mese, quindi questo prodotto l'ho utilizzato 2 volte, non è che l'ho utilizzato in modo tale da potervi fare una recensione così, un rosy taupe praticamente. Allora, non l'ho ancora provato da solo, quindi l'ho messo con sotto un primer, questo sopra è un ombretto in polvere tamponato, quindi non vi so dire la resa, però è un colore molto carino, costa 3€ e se lo volete prendere io ve lo consiglio. Ovviamente non vi posso fare una recensione e dirvi ok, fantastico, perché devo provarlo qualche altra volta. Però per esempio quel colore tipo melanzana, il 329 mi pare che sia, o il 31, forse, quel colore melanzana, ragazzi, lo metti sulla mano, non si toglie più praticamente, devi andarlo a struccare con uno struccante, quindi hanno una buona resistenza, anche questo quando si asciuga non si sposta, quindi a resistenza ci siamo. Poi se lo trovate a 3€, fantastico, quindi questo è il prodotto di make up. Poi dovrebbe esserci il prodotto beauty, sì, il prodotto beauty più utilizzato, questo è interessante perché è un sapone della Dermomed, che è questo qui, che è un sapone sia per il viso che per le mani, all'olio di argan. Vedete, si chiama crema di sapone, mani e viso, è sporco ovviamente, di sapone. Allora è senza parabeni, formato convenienza perché praticamente è un litro, e ha un pH di 5.5, quindi basico. Qui, olio di argan. L'inci è questo qui. Aspettate un attimo che è un po' zozzino. Questo, fate un fermo immagine. Allora, praticamente avendo la pelle secca, qualsiasi cosa io utilizzo sul viso mi va a seccare la pelle. Intanto sto diffondendo sapone in tutta la stanza, fantastico. Mi va a seccare il viso, quindi mi serviva qualcosa di delicato. Siccome non è che trovi in giro chissà quali detergenti, qui io non ho grandi negozi, quindi non è che dici c'è... A quel sapone sì, ma è in un altro paese, non è nel mio, quindi dovrei andarci appositamente. Quindi nel mio paese non è che abbiamo tipo, che ne so, Auchan o altri negozi che hanno detergenti forniti, quindi devo accontentarmi delle marche da drugstore, neanche tutte. Non ho ancora trovato un detergente per quelli delicati come lo cerco io, per cui ho detto fammi provare con questo e vediamo come va. Essendo una crema di sapone, appunto, è molto morbida, non fa particolarmente tanta schiuma, il che aiuta a non seccare la pelle, e vi devo dire che non mi mette in evidenza le pellicine, quindi non mi va a seccare ulteriormente la pelle, quindi mi sta piacendo. Io lo utilizzo appunto, vabbè, sia sulle mani ovviamente, sia sul viso, quindi ve lo consiglio come prodotto da viso. Poi credo di averlo pagato 1€, un litro di prodotto, quindi ok, ci sta, è economico ai massimi sistemi. Poi mi sono dimenticata di prepararmi lo gnocco del mese, ossia come si chiama l'attore, adesso lo andiamo a cercare insieme, giusto perché per rendere il video un po' più lungo. Abbiamo poi, fragranza del mese è stato un profumo di Britney Spears che si chiama Carrios, questo, no, Fantasy si chiama, il Carrios è l'altro, si chiama Fantasy, questo qui, che io ho da tempo in memoria perché credo che me l'abbiano regalato 4 anni fa, 5 anni fa, non mi ricordo, e ancora siamo manco a metà. Io, lo sapete, non riesco a finire i profumi, non... Sarà perché io ne metto solo tipo 2 spruzzi, perché poi mi dà fastidio alla testa se ne metto troppo, ve l'ho già detta sta cosa, per questo non li amo tanto, perché mi danno proprio mal di testa i profumi. Ha una boccetta meravigliosa, rosa con gli strass, diciamo, e poi ha l'erogatore a spruzzo, così. Sono 50 ml questo qui, ed è uno de Parfum, ed è praticamente uno dei profumi di Britney Spears, ha fatto il Carrios, che è quella forma di diamante, e questo qui che si chiama Fantasy. È molto buono perché sa di vaniglia, ragazzi. Oddio, di vaniglia, vanigliato, è molto dolce come profumo. Ragazzi, ne bastano 2 spruzzi, inondi la stanza, la casa, qualsiasi cosa dove tu vada, quindi fantastico, è molto forte come profumo, però al contempo è dolce e talcato, quindi sa un po' di vaniglia, è molto, no, talcato, cipriato si dice, insomma, avete capito, sì,
Quindi questo qui, io non sono brava a descrivere i profumi, ma proprio per niente, quindi comunque questa è stata la fragranza del mese. Credo che non costi tantissimo come profumo, me l'hanno regalato, però credo che non costi, sicuramente non costa quanto un Lancôme, ecco. Poi abbiamo delizia del mese è stato il muesli del Lidl, questo qui, che io prima prendevo nell'altra confezione, che era un po' più rettangolare, hanno suonato? No, che era un po' più rettangolare. E prima praticamente aveva non avevo tutta la frutta che c'è in questo. Questo ha più frutta perché contiene l'uva passa, poi c'è la mela. Della mela non mi piace che abbiano messo la buccia, quindi c'è proprio il pezzettino di mela disidratata con la buccia. Quindi forse la buccia la potevi togliere. Poi che c'è dentro? Fico, banana, uva, ci sono le come si chiamano? Almendre, mandorle, ok. Quindi insomma c'è tutta questa frutta, è molto buona, tra l'altro è senza zucchero, stavo leggendo, quello che prendevo io avevo lo zucchero, questo è senza zucchero. Dove sono gli ingredienti? In italiano? Eccolo, allora, fiocchi d'avena integrali, uva, fiocchi di frumento integrale, fiocchi di seghe, insomma questi sono gli ingredienti, non contiene zucchero. Fermo, eccolo qui. Fantastico, è fatto dentro con una busta, sono 750 grammi, l'ho pagato meno di 3 euro, era un'offerta. Ecco, vedi, quindi è fatto così. Quindi ha vari fiocchi di vari cereali, varia frutta, le mandorle, insomma, molto carino. Se lo facevo vedere di qui si vedeva meglio, ok, così. Molto buono, questo qui praticamente io lo mangio la sera quando sono al computer, ok, e mi viene fame, mi faccio un bicchierino di questo qui, senza latte, senza yogurt, da solo lo mangio, un bicchierino da caffè di questo e va bene. Giusto per sgranchiare qualcosa che non sia una patatina, comunque qualcosa che faccia male. Intanto si è asciugato l'ombretto, volevo farvi notare che non si muove. Fantastico. E quindi questa è la mia delizia del mese. Certo, senza zucchero non è che sembra una cosa fantastica, però è buono come sapore. Poi, box informazioni collaborati. Non collaboro. Aspetta. Poi, beh, appunto, bello gnocco del mese. Allora, il mio argomento, andiamo all'argomento e poi ci torniamo allo gnocco. Il mio argomento del mese è stato 50 Shades of Grey, perché sto leggendo i libri, sono giunta al secondo, quindi sto leggendo 50 sfumature di nero, mi mancano le ultime 100 pagine, quindi stasera lo finisco. So che ne parla male tipo il 90% delle persone, però a me è piaciuto sia il primo sia il secondo. Il secondo libro mi sta piacendo molto più del primo. E mi sono praticamente ossessionata sul fatto che voglio vedere il film al cinema, cosa che non succederà per problemi, diciamo, di logistica. Comunque non lo vedrò al cinema, ahimè, quindi devo aspettare che esce il DVD, quindi ciao Mari. Comunque, lo gnocco del mese, mi metto l'attore che interpreta Christian Grey in quel film, che però dobbiamo andare a cercare, quindi se avete un po' di pazienza lo cerchiamo assieme. Comunque penso che l'avrete presente. Tra l'altro mi sono talmente tanto ossessionato con quel film che col trailer, più che altro, non col film, perché ovviamente nel trailer del film collabora, stiamo cercando di collaborare intanto, ci sono come colonne sonore due canzoni di Beyoncé che sono Haunted, e intanto si stanno volando, e Crazy Love, le versioni particolari della versione del film. Quindi la mia canzone del mese è Haunted di Beyoncé. Il mio telefono non collabora, non vi posso cercare lo gnocco del mese, ragazze, lo so, però c'è una merda sto telefono, non comprate un altro del One Touch Star, non lo comprate, fa schifo. Cristian, vediamo se collabora. Direi. Così direttamente. Tutto in diretta, che bello. Mi spuntano 12.000 attori. Che tra l'altro questo che ha fatto Chuck è anche carino come attore. Vediamo. Aspetta. Tanto ci sarebbe stato forse anche meglio questo attore di qua a fare Christian Grey. No raga, non lo trovo. Sì, l'ho trovato. Ecco, probabilmente non è in una delle foto migliori, però eccolo qua. L'attore gnocco del mese, ce l'abbiamo fatta. Si chiama, sono pessima con i nomi, non c'è scritto, non me lo ricordo, l'ho letto tra l'altro bellissimo, ho letto l'intervista che gli hanno fatto, dove praticamente dicevano se lui, perché lui è sposato questo attore con una bambina piccola, gli dicevano se, lo so, sono rimasta nel buio, spero che qualcosa la vediate, gli dicevano se avrebbe chiesto, cioè, veramente sono nel buio, non cadono, vabbè, fantastico, tanto stiamo finendo. Se avrebbe fatto vedere il film alla sua famiglia, sia lei, quindi Dakota, quella che faceva Rory in Una mamma per amica, sia lui, hanno detto di no. E però lui fa, dice, io penso che ci siano dei problemi più gravi, quindi dovrò proteggere mia figlia da cose più gravi che vedere il culo di suo padre. È stato fantastico, era spagnolo l'intervista, quella che ho letto io era fantastica, comunque.
Andiamo avanti, finiamo questo video nel buio. Mi dispiace ragazze, però piove da 10 giorni ininterrottamente, quindi non saprei che cavolo fare per le luci. Dovrei accendere la luce artificiale, però non si vedrebbe comunque per come sono seduta. Allora, ti prego, collabora. Quindi gnocchi del mese, canzone del mese, appunto, Haunted di Beyoncé. Haunted, non so come si pronuncia, però la versione di 50 sfumature di grigio, quindi ve la metto nel box informazioni, la versione un po' più lenta. Poi film del mese è stato un film con Sophie Marceau che si chiama Carissima me, molto carino, che parla molto in sintesi, direi che è una donna d'affari, quindi una donna di successo, con un uomo ovviamente di successo, che sta con un uomo di successo, tutto fino a liscio finché non gli arriva una lettera che si è scritta lei stessa quando aveva 7 anni, l'età della ragione secondo loro. E quindi cominciano ad arrivare ogni settimana una lettera nuova che si è scritta sempre lei quando aveva 7 anni. E quindi lei comincia ad avere dei dubbi, comincia ad avere dei dubbi sul lavoro, su quello che sta facendo, sui suoi amici, insomma, sul suo uomo. È molto carino come film. Lo so che io non sono brava a raccontare la trama, poi quando poco tempo e poca luce ancora meno. Però veramente è molto carino come film, ve lo consiglio. È un film leggero, diciamo. Poi abbiamo argomento del mese, appunto, ve l'ho detto, e poi programma TV del mese. Sono stati, diciamo, i Simpson, come chiamano così. Non, sapete, io non guardo la televisione, sia perché mi annoio, sia perché ho poco tempo, sia perché il digitale terrestre da me prende poco, quindi nella maggior parte dei casi si vede un canale, dopo tipo un quarto d'ora non si vede più, continuano ad arrivarmi notifiche, quindi non guardo tanta televisione, per cui vi metto i Simpson. Quindi ragazze, questo è quanto, questo era il video di Amore e Meraviglie di gennaio. Io mando ancora un bacione a Beth, tesoro, un bacione, sai che ti adoro. Mando un bacio a voi che avete visto il video. Spero di avervi tenuto compagnia anche se nell'ombra, e se volete ci vediamo al prossimo video. Ciao!